Senti, oggi video un po' diverso dal solito perché devo uscire, ma oggi è una giornata un po' particolare, nel senso è domenica, tra un paio d'ore devo uscire per andare al compleanno di un cuginetto di Luca, quindi come vedete insomma ho un abbigliamento abbastanza tranquillo. Stasera invece poi ritorniamo a casa e ci cambiamo poi per uscire per stasera. Il fatto qual è? Che volevo registrare un Get Ready With Me per il trucco, perché comunque sarà un trucco che mi rimarrà dal pomeriggio fino a stasera. Però già l'ho registrato ieri sera on Get Ready With Me, quindi ho detto voglio fare qualcosa di diverso, cioè non mi andava di rifare lo di riregistrare lo stesso video. Io avevo visto questo tutorial qui che è di Giorgio Forcani, quindi della Pupa Milano, il make-up artist di Pupa Milano, che mi era piaciuto tantissimo ed è il trucco realizzato in occasione dell'uscita della collezione Dot Shock. Non so se avete visto la nail art che ho realizzato io per loro, vi consiglio di andarla a vedere perché è molto molto carina. O almeno a me piace tanto, ho ripreso proprio il packaging della... Vi faccio vedere, vediamola. La mia connessione è fantastica. Sono 2 o 3 giorni che proprio la connessione non va. Vedete, il packaging di questa collezione è tutto fatto così con questi pois, ovviamente Dot Shock. Infatti c'è il dotter rosa. Questa collezione ve la farò vedere dopo perché registro il video quello lì sulle collezioni nuove che mi sono arrivate dalle aziende. E questa qui è la nail art che avevo riprodotto io, che riprende proprio il packaging. Ecco qui, da qui forse si dovrebbe vedere un pochino meglio. Vedete, ho riprodotto i pois e quelli lì che sarebbero praticamente questi. Cade tutto. A parte ciò, io oggi volevo riprodurre, perché avevo visto questo tutorial che aveva fatto appunto Giorgio, che in realtà si dice Giorgio in dizione. Avevo visto questo trucco fatto in questa collezione e mi era piaciuto tantissimo perché mi era piaciuta tanto l'applicazione dell'eyeliner colorato, proprio tanto tanto, era molto particolare perché fa l'inizio con il rosa e la parte finale invece la fa col marrone, quindi è veramente molto bello questo trucco e quindi mi era rimasto impresso, ho detto vabbè, è un passepartout alla fine, lo posso usare sia per oggi pomeriggio che per stasera, ho fatto un'intro lunghissima, scusatemi. No, questo video non è in collaborazione con l'azienda, purtroppo. Questo qui no. Nessun video in cui io parlo di Pupa nel mio canale è in collaborazione con Pupa. Sappiatelo, no? Perché poi... Cominciamo con questo video. Allora, voglio riprodurre esattamente questo make-up. Proviamo a riprodurre insieme questo look. Ah, ok. Allora, momento, momento, lui è partito con già la base fatta, quindi mi sbrigo a farmi una base veloce. Adesso ho 5 pochette, perché cosa succede? Quando io registro i Get Ready With Me, praticamente metto tutti quanti i prodotti che utilizzo in una pochette, da qualche parte, insomma, tutti quanti insieme, in modo da poterli poi avere tutti quanti vicini quando è che vado a fare ad inserire i prodotti nel box informazioni, i prodotti utilizzati. Che è una cosa fantastica da una parte, però ovviamente dall'altra parte io adesso mi ritrovo con 3.000 pochette, anche perché poi aumentano i prodotti che mi piacciono, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, cominciamo dalla Age Revolution, che è la mia crema viso del momento. Quelli crema idratante bellezza istantanea. Qui possiamo ammirare un po' della mia dermatite che sta tornando. Adesso però devo creare una nuova pochette per questo qui. No, bene o male sono tutti quanti i prodotti che ho utilizzato lì, quindi non incartiamoci. Contorno occhi. Mi incarto facilmente. Oddio, sul naso. Correttore arancione. Però vada bene l'inquadratura da qui. Se la metto un po' più di qua, non lo so. Fake up. Dai,
Ovviamente mi serve il fondotinta compatto perché ieri sera ho messo quello lì. Sto un po' scomoda, vi dico la verità. Ieri sera ho messo quello lì liquido e vedete già mi ha dato un po' di reazione sulla pelle, purtroppo. E va bene. Base fatta, cominciamo subito. Lui prende la Multiplay numero 19 che io ipoteticamente dovrei avere. Vediamo, non ne sono sicura effettivamente perché col fatto che molte ne regalo. Allora, 67 non è 300. Non lo trovo. Ok, sostituirò quella Multiplay numero 19 con questa fantastica Made to Last numero 202, che è comunque marrone. Quindi, ok, vediamo cosa ci fa con questa matita. Delineo la rimacigliare superiore e inferiore con la matita marrone. Fa la codina e poi la sfuma. Sfumo la matita nella parte centrale dell'occhio andando verso le sopracciglia per dare maggiore apertura allo sguardo. Stop. Ok, no, ho guardato tutto perché essendo questa qui una made to last, praticamente mi cade tutto dalle mani. Essendo una made to last, io la devo sfumare immediatamente, altrimenti si fissa e non la si tocca più questa qui. Questo è sporco, questo è sporco. Cerco pennelli adatti. Ecco, questo qui potrebbe essere molto adatto. Allora, proviamo. Nell'attaccatura delle ciglia e poi lui ha fatto anche un po' di codina, se non erro, no? Ok, mi sbrigo a sfumare prima che questa qui si fissi. Certo, la Multiplay era più indicata per questo lavoro, però vabbè, pazienza. Che vedete, questa qui poi si fissa e proprio non si sposta più, mentre la Multiplay con la Multiplay si può giocare molto di più. Giorgio è bravissimo. Calcolate che io ho un taglio di occhi particolare, vedete che si alza subito qui e poi tende ad andare verso il basso. Ed in genere i truccatori, per la maggiore, quando mi hanno provato a truccare, mi facevano venire gli occhi ancora più spioventi. Lui è uno dei pochi, perché sono stati tipo due o tre, che sono riusciti a truccarmi da Dio subito, alzandomi tantissimo l'occhio, cioè una cosa incredibile proprio. Veramente bravo, 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 ma poi strasimpatico lui. Adoro. Poi col fatto, forse devo mettermi più così, perché col fatto che ho la luce che mi viene di lato non vedo bene entrambi gli occhi. Solo che era l'unico posto per mettere, ho dovuto spostare anche qui lo schermo. Ok, diciamo che va bene. Scurirei appena appena la rimacigliare. Per intensificare un pochino qui. Ok, fatto! Utilizzo la palette di 5 ombretti effetto polvere liquida Dot Shocker nel colore Spring Sunset. Tonalizzo la parte centrale della palpebra mobile utilizzando il colore albicocca. Ce l'ho. Houston, abbiamo un problema. Ho la palette numero 1, ma non ho la numero 2, quindi non posso tonalizzare con il colore albicocca. Vediamo con che cosa posso andare a tonalizzare. Beh, da una parte mi va anche bene, perché vedete, si abbina molto la maglia. Questa qui è più sul rosa. Ok, tonalizzo quindi la palpebra col colore rosa. Per cambiare un po', perché alla fine io non mi trucco mai di rosa, effettivamente. Ok, suppongo di aver tonalizzato. Vediamo. Intensifico la coda dell'occhio risalendo fra palpebra mobile e palpebra fissa utilizzando il colore marrone scuro con riflessi dorati. Ah, anche sotto. Momento, quindi io vado ad utilizzare questo colorino qui. Lui lo applica prima con un pennello penna.
almeno ha quantomeno già una forma. Troppo bello quando inizio a truccarmi io, che vi giuro, i primi passaggi che faccio dico no, vabbè, io mi strucco, verrà uno schifo. Cioè, veramente. Poi dopo mi riprendo in genere. In genere, ecco, se ho una capacità è quella di saper riprendere in mano la situazione, eh? Bisogna dirlo. Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Color sabbia con riflessi dorati per sfumare il marrone verso le sopracciglia. Illumino il... Momento. Ok. Quindi, prendo questo. E mi aiuta a sfumare questo colore. Contorno lacrimale utilizzando il colore oro con riflessi albicocca. Quindi utilizzo questo rosino. No, sbagliato. Quindi utilizzo questo rosino qua e illumino qui dentro. Ok. Crea un punto luce sotto l'angolo dell'arcata sopraccigliare utilizzando il colore avorio. Ok, lo faccio. Quindi questo qui è più chiaro di tutti. Con Vamp Definition Eyeliner nell'esclusivo colore Pink Marshmallow creo un contrasto partendo dal condotto lacrimale verso il centro dell'occhio. Dal centro dell'occhio verso la coda, allungandola, utilizzo Vamp Definition Eyeliner nel colore Creamy Chocolate. Però, io vedo lì sotto una linea guida marrone. Quindi vado a rifare una linea guida con la matita e poi ripasso con gli eyeliner liquidi. Mi piace questo trucco, mi piace, vi devo dire la verità che mi piace, bravo Giorgio. Allora, eyeliner, ciao liner, ok. Io che mi trucco di rosa è una cosa fantastica. Un avvenimento proprio. Non ricordo veramente l'ultima volta mi sono truccata di rosa, è incredibile. Così come non ricordo l'ultima volta che io ho utilizzato un eyeliner marrone. Prima usavo soltanto il marrone in realtà. Mi piaceva molto di più. Poi non so perché ho preso ad utilizzare il nero e il nero è rimasto. No, vabbè ragazzi, questo eyeliner messo così è una figata pazzesca proprio. Vi giuro, una figata pazzesca. Sulle ciglia applico il mascara Vamp nel colore marrone. Marrone. Ah sì. Dona all'incarnato un aspetto. Oddio, lo metto nero o marrone? Vediamo vederlo. Se ho marrone, metto marrone. Vediamo un po'. Vedete, qui ho altra mascara, io mi dimentico sempre. Ok, io il marrone non ce l'ho, quindi vado con il Vamp solito nero. Forse il marrone sarebbe stato proprio bene, però peccato. Ma lui la rima interna dell'occhio la lascia così? Fresco e radioso, con un tocco di colore, effetto Gormin, sì. Utilizzato. Quindi all'interno dell'occhio vado a mettere poi una matita di quelle lì chiare. Quindi stendo la nude di Nabla, la Magic Pencil, all'interno dell'occhio. Perché così il mio colorito della rima ciliare inferiore interna, si chiama così. Non mi fa impazzire. Lui ha preso il blush.
Vedete come è fatto questo blush? Sono tutte quante perline. Ah sì, si colora. Oh mio Dio, profuma! Ma sono buonissime! Sono profumate. Oddio, sono rimaste dentro. E queste qui praticamente hanno sferine rosa, sferine più sul pesca, sferine più beige. Quindi è un po' un passepartout come blush in realtà. Particolare questa cosa delle sfere. Potrebbe diventare una nuova serie, ovvero rifaccio i tutorial di internet. Cioè, se vedo un trucco che mi piace, provo a rifarlo e vediamo cosa ne esce fuori. Effettivamente, ora vabbè, questo qui perché mi piaceva questo trucco perché avevo visto questo eyeliner dato in questo modo. Questo. E quindi mi piaceva tanto. E poi, avendo comunque la collezione che mi era appena arrivata, ero curiosa anche di provarla, ovviamente. Però, se vi piace questa tipologia di video, possiamo cominciare a farli. Ok, poi cosa succede poi? Sulle labbra applico Dot Shop Balmy Gloss, che unisce la brillantezza di un gloss con il nutrimento di un balm. Ha in più dei pigmenti che reagiscono a seconda del pH della pelle per creare un colore unico e su misura. Ok, Dot Shock Balm. Spero che non mi vada sulle mascherine. Ah, è proprio un balsamo, sì, è proprio un balsamo praticamente. Io ho lo 003, credo che lui lì ne abbia utilizzato uno un po' più chiaro, perché lo vedo molto più rosino quello lì rispetto al mio, e mi sarebbe piaciuto di più quello. Ok, io direi che sono pronta e che penso abbia finito anche lui. Ok, Sulle unghie il Lasting Color Gel nel colore Shock Fuchsia. oddio, che capelli ho, le unghie. Ok, io direi che questo è tutto. E devo dire, sono estremamente soddisfatta di questo trucco, mi piace tantissimo. Fatemi sapere, capelli arruffati a parte, se appunto vi può piacere una tipologia di video del genere, così inizio a farne perché mi sono divertita troppo. E niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Mua! Ciao!